Hello everyone! Noi italiani spesso tendiamo a pensare che fuori dall'Italia nessuno sia davvero interessato a studiare l'italiano. Eppure, io che insegno italiano da un po' di anni, vi posso dire che ci sono molte persone che sono interessate alla nostra lingua, per varie ragioni. Oggi ho chiesto a 4 mie studentesse o ex studentesse che vengono da 4 paesi diversi e che parlano italiano, perché proprio l'italiano? Ho fatto un po' di domande a riguardo. Quindi, enjoy the video! And se questo argomento e i miei video vi interessano, fatemelo sapere con un like e iscrivendovi al mio canale. Come ti chiami? Di dove sei e dove vivi? Ciao a tutti, io mi chiamo Tamara, sono nata e cresciuta in Croazia, però quasi la metà della mia vita l'ho trascorsa un po' in giro. Ho vissuto in Italia, poi in Inghilterra, in Canada e poi dopo in Belgio, dove appunto abito adesso. Poi vedremo, non lo so. Mi chiamo Heike, sono nata in Messico e adesso vivo in Parigi da 20 anni. Ciao! Mi chiamo Tara, sono australiana e vivo in Nuova Zelanda da 13 anni. Allora, mi chiamo Giulia, Giulia in italiano, sono della Slovacchia e adesso vivo a Krupina, che è una città piccolissima nel centro della Slovacchia. Quando hai iniziato a studiare l'italiano? Ho iniziato a studiare l'italiano quando avevo 8 anni, perché io vengo appunto dall'Istria, che è una penisola in Croazia, dove la seconda lingua ufficiale è appunto l'italiano. Quindi noi dobbiamo, è una cosa obbligatoria, che a scuola si deve studiare l'italiano dalla seconda elementare. Allora, in forma un po' più regolare, diciamo, perché prima avevo cominciato un po' da sola, avevo comprato dei libri veramente regolari con dei corsi, diciamo, 3-4 anni, massimo 4 anni. Ho iniziato a studiare l'italiano quasi 2 anni e mezzo fa con Sonia. Sei anni fa, quando ho cominciato a studiare all'università, perché ho scelto la traduzione e l'interpretariato dall'italiano e dall'inglese allo slovacco. Perché ti sei interessata proprio all'italiano? Perché mi piace un sacco la lingua italiana. Sembra una cosa per me ovvia, cioè a chi non piace l'italiano? L'Italia secondo me è un paese molto speciale, mi piace tutto dell'Italia, mi piacciono soprattutto gli italiani, mi piace la cultura italiana, mi piace il fatto che sia un paese così ricco di storia, mi piace che sia così vicino alla Croazia. Poi io da bambina guardavo sempre i cartoni animati in italiano, quindi magari anche per quello, non lo so. Una lingua che mi ha sempre interessato, mi ricordo quando vivevo in Messico, volevo imparare 2 lingue, volevo imparare il francese e l'italiano. Poi sono venuta in Francia, ho imparato il francese e quindi mi sono detta adesso è il tempo per imparare l'italiano. E poi ho avuto anche l'opportunità di lavorare in questa lingua, quindi è stato un po' una combinazione di prima un hobby e poi dopo per il lavoro, e adesso è rivenuto come un hobby. Un giorno voglio vivere lì, una buona regione. In più tutto italiano mi interessa, so, la gente, la cultura, l'architettura, i posti, il cibo ovviamente. Per l'università, ma in Slovacchia l'italiano si può studiare all'università senza prima conoscenza della lingua. Ho cominciato a studiare da nulla, non sapevo niente. E volevo sapere qualche lingua nuova, perché inglese è lingua franca adesso. E l'italiano mi piace il suono. Sei mai stata in Italia? Sì, ho vissuto in Italia per più o meno 5 anni, 3-4 anni a Verona, poi dopo mi ero trasferita a Roma. Ho fatto la magistrale, quindi in teoria dovevo studiare 2 anni a Roma, però un anno appunto l'ho fatto a Roma, poi dopo il secondo anno della magistrale ho fatto lo scambio studentesco in Canada, poi ho fatto appunto il tirocinio in Inghilterra, quindi non ero a Roma così tanto. A Verona ho vissuto appunto 3-4 anni e mi è piaciuta da morire, ho dei ricordi bellissimi. Sì, tantissime, tantissime.
tantissime volte e non mi stanco di andare in Italia per le vacanze, una destinazione che ci piace molto al mio marito e a me, e poi anche molte volte per il lavoro. La mia azienda ha un ufficio a Roma, ma anche 5-6 anni in un lavoro che avevo sono andata molte volte a Toscana per vedere dei clienti che sono in Toscana, in un piccolissimo borgo che si chiama Poggibonsi. E per le vacanze siamo andati un po' dappertutto, perché Sicilia, Puglia, Basilicata, Roma, la Costa Amalfitana, l'Emilia Romagna, Torino, i Langhe, Cinque Terre, Milano, i laghi italiani anche abbiamo fatto, e Venezia anche. Sì, sono stata in Italia a 4 volte tanti anni fa. Ho viaggiato in posti come Roma, Venezia, Milano, Toscana. Il prossimo viaggio voglio andare a Napoli, in costiera amalfitana. Sì. Sì, certo, sono stata in vacanze a Rimini. Sono stata anche a Bari per l'Erasmus per 4 mesi nel 2018, sì. Cosa ti piace dell'Italia? Oddio, cosa mi piace dell'Italia? Cioè, io non so neanche da dove iniziare. Mi piace il fatto, appunto, come ho detto, che sia così vicina alla Croazia. Poi la cultura italiana la sento proprio mia. Quando faccio paragone tra istriani e gli italiani, non lo so, io in Italia mi sentivo sempre a casa. Mi piace il fatto che sia così tanto ricca di storia l'Italia, ma anche la diversità che abbiamo in Europa. Se tu vai, non so, negli Stati Uniti oppure in Canada o in Australia, possono viaggiare in aereo 3 ore. Alla fine non c'è tutta questa diversità, invece qui in Europa è completamente diverso. Mi piace ovviamente il cibo, vabbè, questo è chi è che non piace. Mi piace il paese, mi piace la gente, i luoghi, la cultura, l'arte, il clima, mi piace il cibo tantissimo. Forse per me trovo una somiglianza un po' più vicina a me, nel senso molto più calda, piacevole, aperta, forse un po' più amabile. In senso generale trovo molto più questa latinità in Italia che qui in Francia. Le persone sono gentili, ospitali e hanno pazienza quando cerco di parlare. E ovviamente il cibo e i paesaggi. Ho studiato la storia d'Italia a scuola. Hai studiato la storia italiana a scuola perché è normale in Australia o perché tu hai scelto? Sì, ho scelto. Soprattutto mi piace la cultura, la lingua, sì, e anche il fatto che in Italia mi sembra che la vita sia molto più facile. Non so, la gente la prende così, non si deve stressare, la dolce vita. E cosa non ti piace dell'Italia? Allora, forse un po' più caotica di quello che mi piace, ma comunque, perché non vivo in Italia, non è un problema per sé. Ma è vero che quando siamo in Italia è un po' strano, adesso perché abbiamo la navigazione va meglio, ma è vero che gli indirizzi per le autostrade, delle cose così, non sono molto buone, quindi qualche volta ci siamo stati, ma dove siamo? Ma non c'era nessuna indicazione. Non capisco niente della politica italiana, ma sai, non capisco neanche anche molte cose della politica francese neanche, quindi non molto, però la guida può essere un po' pazza e la folla in ogni sito turistico, per esempio il Colosseo, Pisa, Siena, Firenze. Quando sono stata a Bari non mi è piaciuta l'organizzazione dell'università. Siamo stati in gruppi molto grandi per me. In Slovacchia siamo in gruppi molto piccoli. È meglio per gli studenti, secondo me, ma questa era l'unica cosa che non mi piaceva. La spazzatura, un po', ma non era così importante per me. L'italiano per te è solo un hobby o è stato o è anche utile?
So che agli italiani sembra che non sia così tanto utile parlare l'italiano, ma io non sono d'accordo. È vero che non lo uso spessissimo a lavoro, ma a volte capita che veramente, cioè, lo uso, parlo magari con i candidati, cioè è veramente utile. Secondo me, io sono contentissima di parlare appunto l'italiano. Poi secondo me, anche se si vuole imparare un'altra lingua latina, magari lo spagnolo, il francese, è molto molto utile. Poi tra l'altro, visto che io studio scienze alimentari, dovevo fare un esame di anatomia, ci sono questi nomi latini del corpo e io una domanda, cioè sapevo rispondere proprio perché appunto parlo l'italiano. No, no, non è solo un hobby, è stata molto molto utile per il lavoro anche ci siamo stati tante volte in Italia e mi piace tantissimo parlare con la gente quando vado in un paese. Penso anche che ho avuto il posto che ho avuto prima perché parlavo italiano. Questo è stato decisivo nella decisione del mio capo in quella epoca, sì. Penso che finora sia stato utile, ho incontrato molte nuove persone e posso comunicare molto meglio con loro, che è fantastico. Comunque è ancora un hobby, per ora. È anche utile perché lavoro con l'italiano, traduco i libri dall'italiano allo slovacco, ma per me è anche un hobby perché mi piace la lingua, mi piacciono le lingue, ma l'italiano è la mia passione. Quali sono gli stereotipi sugli italiani nel tuo paese di origine? Ovviamente io non posso parlare di tutti i croati, posso parlare dell'Istria, perché appunto l'Istria una volta era stata sotto Mussolini. La minoranza più grande in Istria sono appunto gli italiani, i miei nonni erano italiani, quindi non so, che siano molto socievoli, molto amichevoli, molto aperti, nel senso aperti a conoscere persone nuove magari, che il cibo sia buonissimo. Quando era? Quando l'Italia ha vinto i mondiali, 2006, sì, anche noi abbiamo festeggiato, cioè ma scherzi, e per noi è come se avessimo vinto noi. Ma diciamo che in Messico penso che uno dei stereotipi è che parlano tutti con le mani e che tutti mangiano della pasta. Abbiamo un'immagine dell'italiano, degli italiani molto positivi. Sì, anche come un paese con molta ricchezza culturale e con degli posti bellissimi. Forse cose tipo parlano molte con le mani, mangiano pasta tutti i giorni, possono essere molto emotive e probabilmente c'è mafia ovunque. In Napoli, Calabria, Sicilia, ma The Show, in TV, Gomorra, Sabura, Godfather. Non aiutano, è vero. Forse che gli italiani sono un po' pigri, soprattutto in rispetto delle lingue, perché la mia esperienza è che non volevano parlare in inglese, per esempio. Gli slovacchi pensano che gli italiani si godano la vita, soprattutto. Qual è per te la parte più difficile della lingua italiana? Forse parlare me la cavo. Più difficile la TV e i film italiani. Più difficile perché c'è du slang e delle espressioni un po' più che sono utilizzate ma che non conosco perché non vivo in Italia. Ma il più difficile per me è scriverlo, perché soprattutto scriverlo in un senso più formale. Quando lavoravo per questi clienti italiani avevamo i nostri riunioni in italiano, parlavamo in italiano, ma tutto quello che era scritto in inglese, perché non volevo sbagliarmi. Per me era molto importante essere chiara nel contenuto di quello che scrivevo, e anche la letteratura italiana, perché ci sono delle forme letterarie un po' più diverse, diciamo è il prossimo passo anche di familiarizzarmi un po' più con la letteratura italiana. Secondo me la parte più difficile è decidere se usare il passato prossimo o imperfetto. Ho ancora bisogno di fermarmi e pensarci a volte. Congiuntivo, condizionale, passato prossimo. Ci sono molte piccole regole, complicato. Il congiuntivo. In slovacco non c'è, allora devo pensare in modo diverso. Forse quando si parla molto veloce, anche l'ascoltare è un po' difficile, ma soprattutto il congiuntivo per me. Qual è la tua parola italiana preferita? Sì, vabbè, non è una parola, però è tipo me ne farò una ragione, perché non esiste, ma neanche in inglese, e mi viene molto spesso da usarla, ma neanche in croato secondo me non esiste. Mi piace anche semplice ciao,
perché anche in slovacco abbiamo ciao. Mi piace tutta la lingua. Non so, non ho una parola preferita. La mia parola non preferita è quindi, perché una mia compagna lo usava moltissimo e no, odio quindi. Bella domanda, perché ne ho pochi. So, arcobaleno, tartaruga, sì, I love the sound. Soprattutto, prego, 100% il più popolare, forse allora. La mia parola italiana preferita, Italia, tutto, l'Italia. Mi dico, se devo cambiare del paese, l'Italia sarebbe, penso, adesso l'unico paese per cui cambierei il mio paese. Ragazzi, secondo me sono state tutte bravissime, io le adoro. Lasciate qualche commento qui sotto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. E se anche voi siete interessati a imparare un'altra lingua, io vi ricordo che sulla mia pagina Instagram e TikTok insegno inglese. Sono sempre Sonia Candy, quindi check it out. Ciao! Ciao a tutti! Ciao Sonia!